Lorenzo Zazzeri, campione italiano in vasca corta di questi 100 stile libero, una volta te, una volta Miressi, una volta Orsi, insomma questo movimento dei 100 sta crescendo. Sì, è un bel movimento, gareggiare accanto a Miressi che sicuramente anche dopo quest'estate si è confermato un grande campione. Per me è comunque uno stimolo perché ho voglia di migliorare ed essere ancora più competitivo anche in vasca lunga. È arrivata la medaglia in staffetta, è arrivato questo titolo italiano, che 2018 è stato? Ma tutto sommato è stato un 2018 molto positivo. Un anno fa vinsi qui il mio primo 100 stile, quindi questo è il secondo di fila ed è un bel risultato. Andai per la prima volta sotto 47, comunque sono riuscito a fare tutto il nazionale, quindi è stato un 2018 di grandissima crescita per me. E speriamo sia un 2019 ancora più soddisfacente. Ecco, la torta è a posto, manca la ciliegina, insomma c'è un mondiale tra 10 giorni, che cosa ci dobbiamo aspettare e che cosa ti aspetti tu da questo mondiale? Da questo mondiale voglio andare sereno però determinato. Oggi in gara ho provato un passaggio veloce, 22-0, proprio per testare un po' le sensazioni che scaturivano da un passaggio del genere, proprio in vista per i mondiali. Non ero tanto interessato a vedere il tempo finale perché sono in un momento di carico comunque, non sicuramente al 100%, quindi l'obiettivo di oggi era passare veloce e da qui fare tesoro tutte le sensazioni che sono venute e verranno fuori per i mondiali fra 2 settimane. L'ultima cosa, l'inserimento di Condorelli all'ultimo momento, come si è inserito, cosa ti aspetti anche tu da questo atleta che insomma ha pur sempre fatto quarto alle Olimpiadi 2 anni fa? No, sicuramente se riesce a tornare ai livelli di 2 anni fa è sicuramente un grandissimo atleta, un grandissimo campione. Mi aspetto prima di tutto che impari l'italiano. No, e poi qualcosa già da Genova l'ho sentito migliorato. Si sforza, sotto questo punto di vista è bravo. No, mi aspetto comunque un inserimento del genere, ti aiuta a non farti sedere un po', è un aiuto per tutto il movimento perché c'è un atleta in più che ha già dimostrato in passato di valere sotto 48 e lunga, quindi c'è sempre da stare attenti e secondo me farà bene perché alza l'asticella di tutto il movimento e quindi della staffetta.